Uovo di Pasqua senza sorprese, o meglio senza punti per i rossoneri frentani. Poteva essere la sfida della continuità, dell'ulteriore avvicinamento al traguardo dei 50 punti e degli obiettivi non preventivati ad inizio di stagione, e invece ne uscirà fuori una gara nella quale il Lanciano uscirà sconfitta da Livorno, contro il Livorno che invece doveva solo ed esclusivamente vincere. Vincere per salvare Panucci, per darsi ossigeno, per tanti altri motivi ancora. Ha più fame la squadra labronica, che non farà nulla di trascendentale per cercare ed ottenere il bottino pieno, ma avrà la forza di pungere quando capirà che il Lanciano non approfitta dell'iniziale dinamicità a proprio favore. D'Aversa ripropone Conti come esterno basso e l'ex perugino sarà il migliore in campo tra i frentani. Al 90esimo a metà campo torna Bacinovic, mentre il tris d'attacco è composto da Piccolo e Gatto come esterni e da Thiam, che però è apparso eclissato e quasi mai incisivo. Per Panucci, out per squalifica, Jelenic è vantaggiato. Il duo d'attacco del suo 3-5-2 sarà composto da Siligardi e Galabinov, con Maicon abile a non concedere punti di riferimento alla Virtus Lanciano. Fischia Diego Roca di Foggia, che frammenterà molto le fasi di gioco. Parte bene la Virtus Lanciano, che nei primi 180 secondi colleziona due buone occasioni con l'ex Antonio Piccolo. Al 20esimo punizione di Siligardi con la conclusione che si spegne alta sulla trasversale. Sempre Siligardi al minuto 25, punizione toccata per lui, ma la conclusione si spegne alla sinistra di Nicolas. Il Livorno si difende, il Lanciano prova a trovare spazi. Minuto 30, Conti ci prova dalla distanza ma non va. Minuto 35, ci prova Piccolo, la conclusione viene smorzata dal Livorno, palla che arriva a Conti che calcia sull'esterno della rete. Il Livorno conquista metri e soprattutto spazi, anche se le conclusioni dei labronici sono quasi sempre dalla distanza. In tre minuti Siligardi prima dalla distanza e Galabinov poi di testa, con il relativo miracolo di Nicolas, fanno le prove generali al gol, che arriverà puntuale sul gong della prima frazione di gioco. 45esimo, scambio strettissimo Siligardi Galabinov con il bulgaro, che lascia partire un fendente che si stampa sulla parte bassa della traversa e si deposita in rete con Nicolas, che praticamente non può nulla. Nella ripresa l'approccio frentano è comunque incoraggiante, Thiam si trova quasi a tu per tu con Mazzoni, ma il tiro del senegalese non è incisivo. Gli Amaranto si fanno rivedere al sesto con Maicon, che si rende pericoloso. Ancora Lanciano, minuto 11, palla di Thiam per Piccolo, che entra in area di rigore e mette subito la palla al centro dell'area, ma non c'è nessuno pronto a buttarla in rete. D'Aversa innesta Pinato e richiama Vastola in panchina. Minuto 15, Gatto mette al centro dell'area una palla che però viene deviata da un giocatore del Livorno, per Di Cecco, ben appostato, ma Gemiti in anticipo leva ogni dubbio mettendo in angolo. Al 18esimo ci prova Piccolo di sinistro, ma per Mazzoni non ci sono problemi. Al 22esimo D'Aversa butta nella mischia Cerri per Piccolo. Qualche istante dopo, corner per i labronici. L'uscita di Nicolas non è impeccabile, quindi la prolunga della palla da parte di un calciatore della Virtus offre il là per una rovesciata spettacolare del bulgaro, ma il portiere brasiliano è reattivo ad evitare il doppio passivo. Minuto 32, cross di Pinato per la testa di Cerri, ma il calciatore di proprietà del Parma colpisce spedendo la sfera alta sulla traversa. Entra Monachello, ma negli ultimi minuti è proprio negli ultimi minuti il Lanciano non riuscirà ad invertire la rotta. Ora qualche giorno di riposo, ma sabato prossimo al Biondi arriva il Latina e il Lanciano dovrà cercare di fare bottino pieno.